No, allora molto semplicemente, lunedì noi abbiamo fatto una riunione, più o meno i toni che ho usato erano gli stessi, perché a me dà fastidio la mancanza di un'uniformità comportamentale che ad alcuni giocatori, senza fare nome naturalmente, si accetta di subire degli insulti anche plateali. E ad altri che a mani basse, come credo che sia successo oggi, se un giocatore ti dice che cazzo fai al 90esimo, scusate la volgarità, chi è uomo di campo sa che ci può stare se c'è parità, insomma c'è un rapporto paritario, e questa è la cosa positiva con gli arbitri, no? Poi per l'errore tecnico arbitrale lo accetto, lo dico in generale, lo accetto, non lo so, c'ho la mia, sì, ci può stare di dar rigore, però di là di quello non vorrei parlare degli arbitri, perché mi sono imposto dal primo giorno che ho fatto questo mestiere di non farlo mai, e quindi in qualche modo vorrei rimanere nei canali, però devo dire anche la mia, perché ho bisogno di dire la mia anche pubblicamente adesso, dopo che l'ho detto a loro. L'errore tecnico ci sta, lo accetto, e purtroppo ho dovuto accettarne tanti anche l'anno scorso, e penso di averlo dimostrato, di saperli accettare e di non commentare gli episodi tecnici errati. Questo non riesco proprio ad accettarlo, e sono molto amareggiato soprattutto di questo. Non lo so, non mi va giù. Vai, vai, vai.